Buongiorno, buona domenica. Sono andato già a correre, ho fatto la doccia, quindi posso fare il video, no? Oggi niente caffè, cioè niente, l'ho già bevuto. Però c'ho l'acqua di cocco, e ho sete. Cosettissima. È ritornato il geco, il rettile. Niente, posso iniziare, voglio. Abbiamo Edwin Jagger, eh? Edwin Jagger perché c'è un po' di tempo che non lo utilizziamo più insieme e il setup non può essere che con Federer, altrimenti cosa facciamo? Non taglia, non rare, magari taglia, infatti sicuramente mi farò qualche taglio oggi. Vediamo le Federer, in veste nera oggi. Edwin Jagger. Per molti è stato il primo rasoio, in metallo, e oggi lo useremo con il tallo. Te capì? Allora, il rasoio è armato, io direi che il prebarba magari lo faccio con l'acqua calda, acqua calda e sapore soap. Intanto metto in ammollo il pennello furbo, eh? Ma te sei furbo, eh? Basta, apro il tallo. Talco e effetto mare. Sì, intanto Edwin Jagger è armato, eh. Andiamo qua sul fondo del lavabo. Pennellazzo furbo è pronto. Dov'è? Eccolo qua il sapone. Allora prelevo dei piccoli fiocchetti di soap al tallo, e li incorporo all'interno del ciuffo. Tanto il sapone è morbido. Dei piccoli ciuffi e li incorporo. Cioè piccoli fiocchi che vado a incorporare all'interno del ciuffo.
poi basta. Direi che così è più che sufficiente, no? Si può chiudere adesso la confezione del talon. Bene, allora io procedo. Mettiamoci l'acqua. Ecco il tallo. Intanto il geco ci guarda, eh? Molto morbido il ciuffo di furbo, eh? Mi ricorda il Syntex di Omega. Ciuffo ben triso di soap. Prima di andare a passare questo Edwin Jagger con la Feather, eh? Grazie. Sono più sveglio del solito, eh? Perché ho un corso. Montaggio con pre-barba incorporato, io adesso inizio al passaggio della lama. Con un tegapino vado, ed un Jagger e Feather, eh? Rade.
Sono potentissime le sfere. Prima passata eseguita, sapone grasso, scorrevole. Nessuna fatica per Feder a portare via una barba di 7 giorni con un closed comb. L'effetto vernice del tallo. Vediamo l'obliquo adesso con estremamente preciso il Ninjaga, è un ottimo rasoio per chi inizia. Stendiamo l'ultima parte del montaggio, quindi per il contropelo. Ma vostra moglie vi sta guardando mentre voi guardate il video. Siete vostra la moglie, non lo so. Mi schiaffeggio intanto. Allora io vado di contropelo con Edwin Jagger e Feder.
Bene. Anche la zona baffi si completa insieme al contropelo. E gli do un ultimo passaggio di rifinitura proprio sotto al mento. Basta, è talmente delicato che riesco a passare più volte. La lama. Basta. Piacevole rasatura, eh. Molto liscio. Risciacquo il pennello. Bella rasatura. Adesso passiamo alle conclusioni, no, della rasatura. Allora, Edwin Jagger e Federer. Allora, io direi che l'accoppiata con Federer è praticamente quasi sempre vincente. Abbiamo visto che è praticamente la lama a fare la differenza tra una rasatura e un'altra. In questo caso Edwin Jagger, pur essendo un rasoio closed comb, è riuscito comunque con facilità a portare via una barba di 7 giorni. Quindi merito sicuramente di Federer. E non sempre è necessario rivolgersi all'open comb. Beh, è fondamentale avere il geco sul muro, chiaro.
Ottimo il setup di questo livello, si riesce persino a spingere di più il rasoio, cosa che magari con un open non si può fare, no? Perché è più rischioso, ci cioè si espone di più al rischio di tagliarsi. Tallow, numero uno di The Goodfellas, Smile e Furbo. Allora, che dire di questa accoppiata? Innanzitutto, nel sapone si sente veramente l'effetto tallow. Non è che ci stiamo mettendo sul viso il grasso animale, ma sotto forma chimica saponificata, quindi non esiste più il grasso, ma esiste un sale sodico praticamente di sapone, quindi. L'effetto tallow si sente con il pennello furbo sintetico, ripeto, mi ricorda molto l'effetto che mi dava Syntex di Omega, l'effetto straccio sul morbido sul viso, cosa che è piacevole appunto con saponi di questo tipo, perché comunque è di sezione, cioè più che di sezione il ciuffo non è grandissimo, ma si apre tanto, cioè contiene tanto materiale sintetico e quindi ne trattiene parecchio di sapone. Infatti è durato per tutte le tre passate più quella di rifinitura. Questo sa di talco e di mare. Lo dico perché magari poi c'è qualcuno che mi fa notare che non cito la piramide olfattiva o comunque il sentore, il naso dei prodotti. A me sembra di sì, però se mi dite di no, evidentemente voi siete voi che ascoltate, quindi io vi ascolto. Allora, io metterei, abbinerei a quel sopra che con lieve nota marina e talco, metterei questa Citrus che avevamo già provato, quindi una nota marina più marcata e Citrus. Però non ci sta bene con l'acqua di cocco. Forte o potente questo. Questo è il marino di brutto, eh. È una S parfum. Forte, quindi è un profumo con caratteristiche di aftershave, quindi di sostanze grasse all'interno della preparazione. Io abbondo, intanto poi devo uscire, c'è un pezzo di carta lì di salvietta, basta, se no vado a fuoco. Stavo continuando a mettermi aftershave a go-go proprio. Quindi basta. Cosa devo fare? Vado, mi sono tagliato comunque, anche con le feather. Dovrei rifinirmi le basette. Prossimamente ho un attrezzo da farvi vedere, per il grooming uomo, per chi ama farsi le basette, o vuole tagliarsi i capelli, oppure cos'altro fa? Non lo so, ma ve lo faccio vedere.
prossima recensione vedremo questo attrezzo, visto che inizia l'estate, per gli uomini che si depilano, ti capi? Perché ci sono gli uomini che si depilano. Io per esempio mi devo depilare le ascelle, il petto, ti capi? Poi quando vado in bici, adesso non vado più da un po' di tempo, però mi depilavo le gambe, ti capi? Per l'uomo depilato. E così è. Per adesso io vado, vi saluto. Oggi mangerò fuori perché ho delle commissioni da fare, quindi mi affaccerò al mercato culinario esterno. Andrò da Cracco a mangiare. Che devo fare? Quindi no, non vado da Cracco. Quindi basta. Tutti bravi, eh? State attenti alle chat erotiche. Fate attenzione, è un po' che non ve lo dico, ma state attenti. Ti capi? Un occhio sul video e un occhio all'esterno della stanza. Attention. Si butto, vado meglio. Magici. Ti capi?